amici di Arcade Story. Oggi è venuta a trovarci Giulia. Ciao, ciao a tutti. Si sta appassionando anche lei al mondo arcade e oggi gli abbiamo fatto vedere alcuni giochi. Si è innamorata principalmente di Phoenix. E gli facciamo vuoi fare una partita intanto? Che così sì. Mettiamo il credito, i 25 centesimi soliti, player 1, destra e sinistra, sparo e barriera. Vi ricordate tutti voi, vero? Sparo, ok. Destra e sinistra. A destra, perfetto. E come funziona il gioco praticamente? Cos'è che devo fare? Allora, praticamente in questo gioco tu devi uccidere gli sì. uccelli nemici. Sì. Qui ci starebbe bene anche un po' di malizia. Adesso sono morta. Purtroppo no. non è schiacciato la barriera. Ok. Tu ricordati comunque che devi sempre riuscire a evitare gli spari nemici e sì. uccidendoli tutti si passa al secondo schema. Tutti quanti si ricorderanno che poi nella terza fase c'era, anche perché questo è uno dei pochi giochi in cui, il primo gioco, scusate, in cui si passava di livello. Negli altri giochi la difficoltà stava nel nemico che andava più veloce o sparava più colpi. Invece qui il nemico cambia, infatti nel secondo livello appaiono gli uccelli un po' più grandi. E poi alla fine, per la prima volta nel mondo dell'arcade, si è visto il boss finale. In questo caso era okay. un polipo all'interno di una gigantesca nave nemica. E questo gioco da dove nasce? Questo gioco nasce da uno sviluppatore che proveniva da Phoenix e quindi ha dato proprio il nome Phoenix al gioco, visto che voleva un po' ricordare la propria città di origine. È della Amstrad Electronics. Ecco appunto il gioco delle palline che si trasformano in uccelli e ha dato la licenza Century per la produzione del cabinato. Quello inoltre vedere scritto appunto Century. In Giappone poi invece è stata rilasciata la licenza per la Taito per la distribuzione nel sollevante. Vuoi riprovare un'altra partita? Sì, dai, magari adesso dai, vediamo. Ci capisco un po' meglio. Qua la nostra partita, vediamo se riusciamo a farti imparare a giocare con i giochi anni 80. Sicuramente per battere a te ci vuole un bel po' di esperienza. Sono una schiappa, però. Però sono positiva, dai. Guarda, hai già iniziato a prendere mano. Ricordati la barriera. Ok. Vi ricordiamo appunto che le musiche all'interno di questo gioco sono tra le più classiche, tra le più conosciute tra le musiche classiche. Infatti l'ultima, adesso ne faccio una anch'io, l'ultima, la musica che parte quando sconfiggiamo l'ultimo nemico è per Elisa e questa invece è Spanish Romance. Per Elisa di Beethoven, per Elisa di musica classica. Parliamo di musica classica, ho imparato tantissimo dai videogiochi per quanto concerne la musica, perché sono un appassionato di musica classica, anche se... Mamma mia, sono scarsissimo. questo gioco ha inoltre moltissimi bug, tra cui appunto ce n'è uno dove anche se si usa lo scudo, gli uccelli sì. possono ucciderti lo stesso. Un altro, se tre uccelli stanno volando in direzione diagonale e li si uccidono tutti e tre entro due secondi, si possono prendere 20.000 punti di bonus. Mamma mia. E un altro bug è dovuto appunto che qualche volta si spara gli uccelli ma non vengono colpiti. Questi bug non sono mai stati sistemati perché appunto non c'è mai stata la possibilità di riprendere in mano il gioco. Anzi, con i bootleg hanno fatto anche peggio. Qui tu stai guadagnando punti, giusto? Sì. Ammazzando. Nel momento in cui li ammazzo, esce il punteggio per cui li ho presi. Adesso arriviamo se riesco a sconfiggere questo, che era uno schema che mi piaceva moltissimo, questo qua, perché prenderli al centro era di una difficoltà all'epoca, adesso magari un po' più di esperienza. E questa è la famosa nave col polipo dentro. Un trucco era di andare qui e aprire il buchetto, perché bisognava aprire i buchetti
per riuscire. E questo è il nemico. Questo è il nemico. Ah, si doveva distruggere all'interno tutto giallo. Quando si arrivava al nemico, si apriva la breccia, si riusciva ad ammazzare. Purtroppo sono scarsissimo e non sono riuscito a fare lo schema finale. Bene, ragazzi, è stato un piacere da Antonio e Giulia. Un saluto a tutti voi. Vi aspettiamo qui da Arcade Story. Ciao, grazie.